Ma come Maria anche noi, vedete, torna questa immagine. Maria con il suo bambino Gesù nel suo seno. Anche noi, quando ci cibiamo di Cristo, sperimentiamo una vicinanza, potremmo dire, veramente anche fisica con Cristo Gesù. Ma la preoccupazione che dovremmo avere, la preoccupazione che ha avuto Padre Pio nella sua vita, è sempre quella di cercare di ritrovare questi ritmi del suo cuore, perché noi possiamo essere pienamente in sintonia con Lui. La preghiera di Francesco, e concludo, di San Francesco, quando è cominciato il suo percorso, no, anche di, diciamo così, di conversione, chiamiamola in questo modo, la sua parola, la sua preghiera angosciante era: Signore, cosa vuoi che io faccia? Che è un'espressione legata un po' alla ricerca della vocazione, ma soprattutto alla ricerca della volontà di Dio. Cosa vuoi che io faccia? Allora ecco, vi do questo compito, quasi un compito a casa, in modo particolare in questo giorno, di vivere la nostra preghiera e di viverla anche nella dimensione del silenzio, perché il Signore possa darci la possibilità, bello in questo istante pensare a quante ore di totale silenzio Padre Pio ha vissuto proprio in questo luogo, anche in questa chiesa, sul matroneo, sulla destra, quante notti vissute quasi a voler percepire il battito del cuore di Cristo. Che ciascuno di noi possa vivere un'esperienza simile alla sua e possa soprattutto anche avere la certezza e la gioia che il cuore di Cristo batte dentro di noi.